tardi t'amai bellezza antica e sempre nuova. Io ti cercavo fuori e tu stavi dentro di me. A dire questa frase è il grande filosofo, teologo e santo Agostino. L'ho citata a memoria, l'ho tratta dalle Confessioni al capitolo decimo, e quello che mi ha colpito sempre di questa frase è che Dio viene identificato con la bellezza. La bellezza diventa, come dire, sinonimo di Dio. Qui non parliamo soltanto di una bellezza esteriore, ma di una bellezza che ciascuno di noi possiede dentro. E forse oggi c'è bisogno proprio di andare a ricercarla nel proprio cuore. Ho l'impressione che nel mercato delle parole spesso si smarrisce il senso autentico della bellezza, che è quella di vivere con Dio, in Dio e per Dio, dove si ritrova il senso dell'umanità piena, dove si vive l'esistenza nella sua pienezza e dove si è felici. Oggi si parla tanto di libertà e spesso viene anche anteposta alla felicità, ma dobbiamo sempre ricordare che l'obiettivo finale è essere felici. Ricordiamo ancora l'espressione Makarios, beato. Beato significa felice ed è questo che noi vogliamo vivere. Oggi c'è un deficit di felicità. Sembra quasi che l'uomo sia sempre triste. La tristezza non aiuta a vivere, ma aiuta solo a sopravvivere. E allora facciamoci furbi. Andiamo a recuperare quella frase di Agostino nel capitolo decimo delle Confessioni e andiamo a rivedere la nostra vita, facendola combaciare con la bellezza. Tardi ti amai, bellezza antica e sempre nuova. Nuova perché Dio non è il motore immobile di Aristotele, ma è il Dio del divenire, il Dio che ama l'uomo fino a donare se stesso. E l'amore donato è il senso autentico dell'amore di Dio per l'umanità. E allora vivere così significa anche andare a rivoluzionare il mondo. Ricordo quella frase, se la memoria non mi inganna, di Bertolt Brecht quando diceva che il primo impegno dell'uomo è quello di rivoluzionare se stesso, poi gli altri, poi gli amici, poi i parenti. Rivoluzionare se stesso significa vivere pienamente, significa avere il sorriso sulle labbra, un sorriso che nasce da una certezza, che l'amore di Dio e l'amore verso l'umanità sono i due poli su cui si è mosso il Padre Eterno e il Figlio Gesù Cristo. Anche noi siamo chiamati ad essere figli nel Figlio, quindi a camminare, a percorrere la strada che Egli ha tracciato. Lui è la bellezza e noi siamo chiamati ad imitarla, forse in modo non fulgido, ma il tentativo siamo chiamati a farlo.